Dunque, allora, il brano con cui abbiamo aperto la chiacchierata tra di noi, guarda che io adesso mi metto a fare la maestrina veramente con voi due, perché siete proprio due ragazzi sgangherati, due monelli, bravi. Due ragazzacci, bravi. Bad Boys, va bene così, Bad Boys di Game Boy. Desert, cos'è questo brano? Cosa rappresenta? Allora, deserto, quale tipo di deserto? Allora, quando parlavamo di distopia, no, legata al futuro, uno pensa, ecco, ad esplosioni atomiche, c'è anche la guerra in questo momento in coincidenza di ciò, ma non è questo il punto, perché noi in quel periodo di 7 anni dove abbiamo pensato e suonato qualsiasi cosa, abbiamo in qualche modo allucinato, allucinato, uso la C secondo la dizione italiana, no? La sci romana, sì. Abbiamo allucinato l'idea che l'umanità prima o poi, come tutte le cose, scomparirà. Che bello, sì. Sì. Però certo, no, è vero. Ma cos'è che sopravviverà? Dillo tu. Io? Tesoro mio, io non so manco però, come mi chiamo. Cos'è che secondo te potrà sopravvivere ad un pianeta inospitale per qualsiasi forma di vita? Questa non, ma io una domanda alle 19 e 17 del genere non me l'aspettavo. Ma ti do un minuto. Allora, nel frattempo possiamo mandare il secondo brano. Io, certo, ci penso un attimo e poi forse ti do la risposta. Vai, così unisco, anzi, le due spiegazioni, anzi, in una. Ti dirò di più, ti dirò di più. Tu mi inviti a nozze. Alle 19.30 daremo tutte le risposte, ve lo giuro. Possiamo scrivere questo. No, tutte le risposte da Gabbo. Ma io assolutamente. Io non ce la, ma posso chiamare l'aiuto a casa? Scusate. Che non ho. Già te lo sei giocato. Chiamo Gerry Scotti. Allora, ascoltiamo questo brano, Conscient. Che è veramente una pronuncia inglese che peggio non si può. No, in realtà è francese, perché... Ah, ecco, vedi, io ci ho pensato. Però io non parlo francese, quindi lo dirò così, cochon, come viene. Cochon. Allora, ascoltiamo, secondo brano De Roor, questa intervista bizzarrissima e stranissima con questi due ragazzacci, Cochon De Roor. Allora, elemento che ritrovo in questi brani è questa voce quasi metallica che ricorda il mondo dei robot. Non metallica? No. Se vuoi sì. Guarda, il mio passato metal. Guarda, prendi le mie parole come vuoi. Assolutamente, giochiamoci con le parole, assolutamente. Allora, il mondo dei robot, non so perché, ascoltando le vostre i vostri brani mi viene in mente il mondo dei robot. Sapete, in Giappone c'è un albergo completamente gestito da robot. Ma mostrati a me. Lo so, ci sei stato? No, non ci sono stato. Ma avrei voluto. C'è già il biglietto, eh? Avresti voluto. E non è detto. Io comunque, allora, ho riflettuto molto sulla tua domanda e penso, non è che per caso le macchine ci seppelliranno? Brava. Vabbè, ci hai messo quanto dura la canzone? 5 minuti e 16 secondi? Sì, è così. Quindi ho passato il test di intelligenza artificiale. Molto bene. Possiamo dire, ok. Da questa risposta abbiamo capito due cose: che lui è ossessivo, sì, compulsivo, perché sa che dura 5 minuti e 16 secondi. Vabbè, ma comunque, allora, ogni papà deve sapere il proprio parto. Certo, quanti anni e mesi ha, e giorni e secondi ha ogni figlio. Ogni brano è un proprio parto, assolutamente, è un parto a sé stante. Infatti prima ho parlato di gestazione, proprio per creare questo tipo di ponte tra l'arte, la creatività e il creare la vita, perché la musica è vita. Basta. E poi con questa giacchetta. Anche in questo, per esempio, sì, no? Cioè, vabbè, ma lui è un provocatore. Un nostro elemento di scontro, no? Sì. Nel senso che lui, per esempio, ecco, è quello molto metodico, preciso. È dionisiaco. Ti dice quanto. No, io in realtà sono apollineo. Sei apollineo? Però devo per diventare dionisiaco, cioè io cerco di creare la congiunzione tra apollineo e dionisiaco, che secondo Nietzsche, non il primo stronzo che passa sul marciapiede, era alla base della creatività. Ok, e ci riesci? Voglia. Ci ha detto anche il segreto del suo successo, quindi diciamo che forse appunto una delle vie di appunto di congiunzione che abbiamo è anche questa, nel senso che lui appunto su questo è molto ossessivo, no? Sì. I tempi, gli dice quanto dura il minuto, la cosa, sta lì, registra.
E tu sei più da jam session. Sì, sì, assolutamente sì. Vabbè, quindi vi compensate. Un po' più immediato e magari poi invece, se fosse per me, tutto quello che avrei fatto sarebbe andato nel dimenticatoio. Sì. Okay. Invece grazie a lui c'è questa unione che appunto porta me a creare, a portare delle cose alle quali lui si lega e porta il suo, che però senza di lui sarebbero andate completamente perse. Cioè sarebbero finite, non sarebbero nulla. Vi compensate, sentite, ma che rapporto di avete? Contro, aspetta, di contro lui, essendo appunto così ossessivo e anche duro con se stesso, avrebbe scartato tantissime cose delle sue idee che io invece obbligo a portare, a condividere. Sì. Sono e quindi un fan di sue cose, magari che ha fatto privatamente, lo obbligo a, certo, portarle. Oddio, che ho fatto privatamente? No, beh, non dai, sono pensi con che hai fatto tu da solo, no? Per conto tuo, magari tipo. Ah. Dai, come si chiama? Pensavo. E pensava subito, pensi pure male, attenzione male, ragazzo, prima hai chiesto che rapporto c'è tra voi, lui parla di cose private, attenzione faccio. Ragazzi, il ragazzo è maliziosetto pure, sì, quindi sì, bad boys, sì, maliziosi, sì, assolutamente. Vabbè, quindi insomma c'è una grande compensazione tra di voi.